È in scena al Teatro Betti di Roma, Morra, rappresentazione ironica e allo stesso tempo tragica della Napoli degli ultimi 30 anni. Lazzaro Pappagallo. Il lavoro è un privilegio quando non è un minaccio, è una volta che ce l'hai, te lo devi stare, ma così lo vedi, quasi come fosse una fortuna che ti è capitato, un miracolo! Ernesto quel lavoro l'ha trovato in un negozio di cellulari, guadagna poco meno di 1.000 euro al mese e vive una vita faticosa e dignitosa, fino a quando la Morra, il titolo della rappresentazione, spariglierà le carte. Fino a Pasqua, il Teatro Betti, uno spazio piccolo, intimo, su via delle Mura Aurelie, sopra via delle Fornaci, ospita la produzione del Teatro Labris. A far quasi tutto è Pulcinella, un ottimo Roberto Capaldo, maschera eterna di Napoli, pronta con l'aiuto di altre maschere e un paio di valigie a dar voce e talora corpo alla storia più nera. Un Pulcinella senza maschera può diventare Raffaele Cutolo o Cosimo Di Lauro, facendo nomi e soprattutto cognomi di una cronaca cittadina che ha i tratti di una più di 3.000 morti negli ultimi 30 anni. Pulcinella pensa e parla di Napoli, ma racconta anche il nostro paese, il rapporto irrisolto tra vita e morte, modernità e tradizione, centro e periferia. Quelle periferie che come Scampia o Secondigliano non possono ridursi, nella migliore delle ipotesi, a quartieri dormitorio. Mostra è talmente minimalista. Ma talmente minimalista che non c'è sta niente. Il TG Lazio torna alle 23 circa. Grazie per l'attenzione e buona serata.